nasi lunghi, gambe corte. Viaggio tra pulsioni e sentimenti di ogni tempo. E a padre Maurizio vogliamo proprio lasciare la parola per trattarci di quello che questo titolo vuole significare, ma soprattutto per entrare dentro il mistero del cuore dell'uomo. Quel cuore che ha sete di felicità, di pienezza di vita, che al tempo stesso è facilmente ingannato da tante cose che ci allontanano dalla verità, dall'amore, dal vero bene, e ci allontanano da Dio. Da Dio che è la verità più profonda del nostro cuore, perché solo in Lui possiamo trovare pienezza di vita. E allora, in tanti modi, in particolare in questo testo, padre Maurizio, attingendo alle sue catechesi dei cinque passi, percorre un po' alcuni stati d'animo, sentimenti, pulsioni, idoli, miti di ogni tempo, ma direi in particolare di questo nostro tempo, per smascherare quali sono i virus, le malattie, possiamo dire, da cui lasciarci guarire e da chi soprattutto invocare e ottenere la vera guarigione. Lo facciamo allora chiedendo proprio a padre Maurizio di dirci qualcosa, quella copertina del libro che poi ricalca anche l'immagine dell'incontro che era stato tenuto a Roma proprio sul tema in questione. Nasi lunghi, gambe corte. Pinocchio con quel naso lungo e quelle gambe corte che rappresentano un po' forse quelle menzogne che facilmente attecchiscono in noi, ma tanto insidiose quanto facili a smascherarsi nel momento in cui incontriamo colui che ci dà la vera risposta, che ci dà la vera luce. Quali sono allora le bugie, le menzogne, i falsi miti che più facilmente ingannano il nostro cuore? Padre Maurizio. Non essendo competente di nulla, ma assolutamente di nulla, io non sono un esegeta professionista, non sono teologo, non sono filosofo, ho una laurea in economia che ho dimenticato completamente tutto, mi ricordo ancora un po' di greco, come dice mia madre ho fatto tutte le cose a metà, fatte male, eccetera, ho fatto tantissime cose, ho fatto scherma, poi l'ho mollato, non ho mai fatto niente bene. A volte rimango un po' interdetto perché arrivano delle email, padre, abbiamo visto dei suoi video, vorremmo chiamarla per una docenza di comunicazione. Io rimango lì, docenza di comunicazione, cioè la risposta istintiva è un insulto, oppure gli dire ma voi siete matti, docenza di comunicazione, ma come se fosse tutto metodo, strategia, in realtà... La mia esperienza, cioè, è proprio, la potrei dire così, la verità sta dentro il grande cerchio dell'amore. Sempre. Lo diceva un amico venendo a piedi. Sempre. Puoi dirla bene, puoi dirla male, puoi... Però comunque la verità non ti delude, non ti tradisce. Quindi bisogna essere... Cioè, l'essere sempre sinceri, essere sempre autentici, non dire mai delle cose... Ecco, questo penso che le renda nuove. E credo che è frequente invece la tendenza, anche addirittura le bugie più pericolose, sono quelle che non sono le singole bugie bianche, anche se poi volete un test per capire se una bugia è bianca, ma perché finché sono noi che le facciamo sempre bianche. Ma è una bugia bianca, cioè dovreste immaginare, ma se io la subissi questa bugia, come la valuterei? Di sicuro almeno grigia e non bianca, se non proprio nera, siete d'accordo? Allora, prima di dire che le nostre bugie sono sempre bianche, proviamo a pensare cosa succederebbe se un nostro amico ce la propinasse una bugia così, come la valuteremmo? Perché non so più chi l'ha detto, non fare agli altri quello che non vorreste agli altri, insomma, tanto per capirci. Allora scopriremmo che, ma queste, va bene, il problema è quando la nostra vita diventa una bugia, quando diventa la struttura del nostro pensare, quando addirittura noi non ci diciamo più la verità, quando noi ci fa troppo male dirci la verità, dirci e vedere chi siamo, quello che siamo, perché abbiamo paura inevitabilmente che questo ci saremo respinti, non saremo voluti. Mi ricordo ancora che ho avuto due padri spirituali, uno fino a metà del noviziato, un padre di Milano, Don Walter Magni, lui avendo già colto un po' la mia tendenza mi ha detto però mi raccomando, cioè non è che devi fare
sempre una confessione pubblica dei tuoi peccati. Perché, no, io in realtà non esagero. Quando alzo la voce, oggi mia madre mi ha detto che, poveretta, ha ascoltato la catechesi fatta a San Paolo fuori le mura al monastero Wi-Fi. Ecco, per la sincerità, secondo me la gente ascolta perché sente che quello che dico è proprio vero. Io mi odio quando mi riascolto, ma proprio mi odio. Io ascolto e dico, ma no, ma piantala di urlare, ma che schifo, mi do fastidio, non riesco mai a riascoltare. Ascolto qualche minuto, di tutto ci provo. E mi infastidisco da solo, dico, ma è odioso quello che sento per le mie orecchie. Quindi io ho una grande amicizia e simpatia a quelli a cui sto antipatico. C'è della gente proprio che non mi sopporta. Perché? Perché urlo troppo, perché mi agito troppo, perché sembra che faccio. Ma non è così. È sincero quello, come sincero quello che vi sto dicendo. E mia mamma appunto l'ha ascoltata e ha detto, ma non. Lì non devi dire che. Non devi dire che uno che ti dice che sei innamorato di Gesù, che è una cosa che ti fa venire il vomito, non sta bene. Cioè. Io ho detto, ma mamma sì, perché è così proprio? Perché quando qualcuno mi dice, ah si vede che sei innamorato di Cristo, è vero che a me mi innervosisce. Perché? Perché l'innamoramento è, che cos'è l'innamoramento? È una sensazione, un sentimento. Ma io non ho un sentimento, è una volontà, che è molto meglio di un sentimento. Il sentimento, ma cosa vuol dire? Io non so cosa vuol dire sentire innamoramento per. Cosa vuol dire innamoramento per Cristo? Che io adesso vado così, vado alla stazione, dico Gesù mio, adesso prendiamo il treno insieme, sei qua in mezzo a noi, Gesù, che bello, io vedo solo te, sei lì, parlo per te, lo faccio per te, perché amo te. Non riesco a capirlo, non lo capisco, non sta nella mia mente, non mi entra dentro. Io voglio quello che vuole Cristo. Io voglio Cristo. Voglio Gesù. Sono fedele alle sue parole, nel senso che le ho in mente. È un amore, non è un innamoramento. E l'amore per me è volontà. Ma non del volere e potere, perché io voglio e non posso. Però quello che non posso, c'è lui, c'è la sua grazia. Allora lo amo perché vivo di lui. Perché per vivere quello che lui chiede, senza la grazia è impossibile. Quindi è una contraddizione in termini l'essere cristiani, perché è sempre un sentirsi inadeguati. Ed è strutturale. Perché quando ti senti a posto sei all'inferno. Se dici, no, beh, adesso vado abbastanza bene, me la cavo, sono migliorato. Una volta non ero tanto umile, adesso. Adesso mi sento abbastanza umile, sì, effettivamente. Poi carità, sì, no, ci siamo, tutto bene. Io mi sento che amo, sì, no, bene. I poveri, no, ci sono, tutto tranquillo e tutto. Sono un buon prete, insomma, no, confesso tanto, ho fatto direzione spirituale, tanta predicazione, molti libri. No, no, beh, il Signore può essere soddisfatto di me. Beh, inferno sparato, capito, finito. Ma per fortuna mi sento talmente poveretto. E quindi diceva questo primo padre spirituale, no, non è che devi proprio fare la confessione pubblica dei peccati ogni volta. E invece secondo me si sbagliava su questa cosa qua, perché l'importante è essere sinceri, non esagerare, non esagerare. Non sento di esagerare, penso di. Quindi la questione per me fondamentale non sono le singole bugie, anche se poi a forza di dire la verità a te stesso su quello che sei, senza disperarti, perché quello è il vero problema, è la disperazione, cioè stare davanti alla verità su se stessi senza disperarsi, questo è il vero tema. Come si fa a non disperarsi quando tu accetti di vedere, di lasciarti, cioè di dirti veramente chi sei? E beh, quando questo avviene. Io penso che se poi diventa ributtante la menzogna, cioè l'annusi, la senti, dove ce n'è di più, dove c'è di meno, la finzione. E quindi a me sinceramente fa molto sorridere tutta questa polemica sulle fake news, fake news, fake news. Cioè, ma i giornali da sempre sono una fake news. Sempre di più, ma da sempre tutti lo sappiamo, cioè poi ognuno ha le sue preferenze di fake news, a me piace più farmi raccontare le balle in un modo, uno l'altro, però comunque fake news sono le une e le altre, perché se non fossero fake news la gente non le leggerebbe,
perché il titolo del giornale è una fake news, ma lo sanno i giornalisti, per vendere un giornale il titolo deve catturare l'attenzione, quindi deve essere una tale, come dire, deve colpire, ti dicono, questa è la legge della comunicazione, deve colpire il titolo, deve attirare l'attenzione unito alla foto, quindi deve essere un po' menzognero, deve essere un po' finto, cioè non c'è tempo di approfondire la realtà, di vedere cosa c'è dietro le cose, perché l'approfondimento non interessa. E allora, poi appunto sul tema della menzogna si potrebbe dire tanto, tantissimo, e è bello che è vero proprio che le bugie hanno le gambe corte. Questa copertina è stata fatta da un mio confratello, padre Ivan Quintavalle, ed è geniale, cioè ti brucia i piedi proprio mentre la dici, e diventi, chi dice bugie diventa un omino. Guardate che nasi lunghi e gambe corte, più uno mente, più è un omino, una donna piccolina, deformato. Più uno è autentico, più è alto e più è bello. E noi desideriamo questo, il silenzio che sentiamo, sentiamo che questa è la verità, cioè vorremmo tutti essere autentici e sinceri, solo che è l'unione vitale a Cristo che ci rende così. Senza di lui inesorabilmente tendiamo a mentire prima di tutto a noi stessi e poi agli altri. Ecco, hai parlato appunto della bugia, della menzogna, della verità, dell'origine della verità appunto che è Cristo stesso. Qual è secondo te il criterio per discernere, distinguere il vero dal falso? E poi ancora sappiamo come il Signore stesso ci dica che la verità ci renderà liberi. Eppure la libertà forse ci fa così paura. Spesso opiniamo di essere schiavi, accettiamo di essere schiavi di qualcosa, forse perché abbiamo timore della libertà e quindi della verità. Ecco, se puoi dirci qualcosa su questo. Per dire, adesso vi dico subito una sincerità, perché è sempre un bivio davanti. O vuoi celebrare te stesso e allora dici una cosa dando per scontato. In realtà io la cosa che vi sto dicendo me la ricordo solo perché ho fatto il passo ieri sera, se no fosse già stata una settimana dopo me la sarei dimenticata. E ho bisogno di dirlo e sento che questo crea un affetto tra di noi, perché se no, adesso ve lo dico, c'è un quadro di Eugène Delacroix del 1828, capite? Se non l'avessi detto la premessa, dice, ma che cultura, che cultura. Mamma mia, sto padre, che cultura, no, sono un ciuccio, nel senso che tra una settimana l'ho dimenticato, però Eugène Delacroix, letto disfatto, ed è un artista, un vero artista, perché bisogna distinguere tra l'arte e la creatività, tra l'arte e l'originalità, cioè avere un'idea originale, avere un'idea creativa non significa essere un artista, l'artista ha una cosa che è la tecnica, cioè ha una tecnica conquistata con la fatica, col sudore, con la traspirazione, con lo studio. E Delacroix fa questo quadro, dipinge questo quadro, dove effettivamente tu vedi questo letto sfatto, sordido, dove c'è tutto il sudore di questo uomo che si è rivolta, ma è come se la luce della bellezza illuminasse questo contesto e tu ti immedesimi, perché vedi in quel letto dell'artista il tuo letto di certe notti tormentate di pensieri, ok? Nel 1998 mi sembra un altro, un creativo, non lo chiamo artista, Emin Tracy, ha fatto un'installazione dove alcuni vedevano My Bed, vedevano la più o meno la stessa cosa. No, era un'installazione con un letto sfatto. Cioè tu andavi in questa galleria e vedevi un letto veramente sfatto con liquidi organici vari dentro il letto, il pacchetto di sigarette, le briciole, una roba sordida e schifosa. Questo è, ti è schiaffata davanti un pezzo di realtà, ma non nobilitata dall'arte, dalla bellezza. Nel primo caso la bellezza dà senso a una cosa quotidiana in cui tutti ci riconosciamo. Nel secondo caso ti viene ributtata davanti e c'è semplicemente un'idea, una creatività. Bisogna distinguere tra la creatività, tra un creativo, uno che ha un'idea, e un artista. Perché dico questo? Perché secondo me, rispondendo alla tua domanda, a me aiuta molto il criterio estetico.
Cioè tenere sempre assieme che la verità è anche bella e anche buona. Quindi quando, e per me questo è un discernimento, vorrei veramente che, io quando mi capita di parlare, ho sempre come, un po' forse per questa unione a Gesù, invece delle ambizioni molto alte, cioè quella di salvare la vita. Nella nostra mente parlano delle voci, ci parlano nella nostra zucca, parlano delle voci che sono talmente brutte. Voci interiori talmente brutte, sgradevoli, esteticamente orrende, che non possono essere dei pensieri da prendere in seria considerazione, perché sono troppo sceni, brutti, cattiverie. E guardate che il 90% sono sempre pensieri tristi, pensieri cupi, che inclinano verso il basso, che ti dicono che andrà tutto male, eccetera, eccetera. Questi pensieri, semplicemente, non essendo belli, non vengono da Dio. Non sono di Dio. Noi, in modo, quando parliamo di giudizi temerari, pensiamo sempre che giudizio temerario sia giudizio temerario su una persona. Noi facciamo un giudizio con la persona. Ma i giudizi temerari interiori, i nostri giudizi sulla realtà, noi chiamiamo realismo certi giudizi temerari che diamo sulla realtà. Le cose andranno così, succederà questo, avverrà questo, e sono sempre scenari osceni, brutti, cupi. È temerario questo giudizio. Andrò lì. Quella persona mi dirà questo, poi io gli dirò questo, sempre cupi, tristi. Questa persona, guarda, immaginate un insegnante a scuola, guarda questo, cosa vuoi che venga fuori da questa qua? Dove andrà a finire? Diventerà questo, diventerà quello? Oh, ma questi sono giudizi temerari di una negatività, sono una menzogna e noi lo chiamiamo realismo. Abbiamo un orgoglio per cui pensiamo che queste valutazioni sulla realtà siano vere. E allora una parola sul fatto, la verità è bella e buona ed è facile quindi da riconoscere, perché il suono che fa una voce vera dentro è una voce che ti allarga, è una mozione interiore, un pensiero, una intuizione che ti allarga, che ti fa sentire che la vita è bella, buona, vera, piena di speranza. Se non è così non viene da Dio. O è malattia psicologica oppure è tentazione satanica, ma non viene da Dio, quindi dovresti proprio lasciarla perdere, perché quando Dio parla nel cuore, allora chiaramente uno tende l'orecchio e deve non ascoltare ore e ore di rumore mentale, ore e ore di rumore mentale, di accuse, per cogliere invece quei momenti e dire: ma quando è che ho ascoltato una cosa che mi ha veramente allargato il cuore? Quando è che quella pagina, quel. Dove bisogna farci caso, bisogna farci caso, perché la verità è bella e la verità è buona, e quindi è facile da riconoscere, ma è rara, è sottile, non parla sempre, non è rumorosa, non chiacchiera. Il vero problema è l'istantaneità, cioè il flusso continuo il flusso continuo di parole. Il flusso continuo di parole. E mai un silenzio, mai una. Sì, no, mai un ascolto della verità, di fare caso a quando c'è la bellezza. Quindi questo direi come criterio, il criterio della bellezza e della bontà, nel discernere le voci interiori. Quando una voce, quando un giudizio. Un esempio. Pensate all'episodio di Zaccheo. Zaccheo. Questi poveri farisei, magari ci fosse qualche fariseo ancora, sono scomparsi i farisei, perché i farisei, poveretti, amavano gli osservanti, eccetera, insomma, a me fanno tanta tenerezza anche i farisei, perché poveri. Dico, vabbè, cosa dicono su Zaccheo? È andato ad alloggiare, a mangiare con un peccatore, giusto? Vabbè, poveretti, cos'è che hanno detto di male? Gesù su Zaccheo ha detto ben di peggio. Ha detto che il figlio dell'uomo è venuto a cercare di salvare ciò che era perduto. Per loro era un pubblico peccatore, per Gesù era perduto. Ma il problema è che non era statica, lo sguardo di Gesù non era statico, è perduto. No, era perduto, ma c'è tutto il fervore di Dio nel recuperare. Quando noi vediamo una persona, anche se è perduta, attenzione, perché lo sguardo di Dio per quella persona perduta, magari, è carico di fervore. E quindi quando noi posiamo uno sguardo triste su un figlio, su una figlia, su un nipote, su qualcuno,
siamo già lontani dallo sguardo di Dio. Dio non ci guarda mai triste. Magari ci guarda come perduti, come Zaccheo. Ma è dentro un fuoco che vuole salvare e recuperare. Quindi è una dedizione, capite? È un fervore. E Cristo concede questo sguardo nei confronti dei vari Zacchei, cioè dei perduti. Ecco com'è facile riconoscere la verità. Qual è la verità su Zaccheo? La verità su Zaccheo è lo sguardo di Gesù che dice è perduto, ma il figlio dell'uomo è venuto a salvare, a salvare ciò che era perduto. Quindi finché io non sono rispetto a un altro, non so, immaginate i miei allievi, i figli, quante volte, immaginate con tutti gli incontri, sempre ci sono le mamme preoccupate, le nonne preoccupate, e cosa? Di chi? Dei figli. Mia figlia, e c'è già questa faccia da cocker, da... Non è la verità, non è la verità. La preoccupazione, sì, ma in realtà, attenzione, perché Cristo è croccante, è vitale, guarda quella ragazza in un modo diverso da te, anche se è perduto, cioè la sua attività, il suo fervore, la sua voglia di salvarla è talmente prorompente che viene per salvarla, e se tu hai l'umiltà di dire, Signore, travolgimi e fammi amare mia figlia di più, perché io non posso più parlare in faccia sto sguardo triste, disperato, malinconico, che ogni volta che la vedo, qualunque cosa succede, poveretta, magari semplicemente, non so, è andata dal parrucchiere. È carina, si è tagliata i capelli, sta bene, cioè, un sorriso. Tu parti con un sorriso naturale e poi dici, come dire, sì, però io sono preoccupato per il tuo futuro. Io sono preoccupata perché... E quindi sta poveretta, anche se appena tagliato i capelli, cioè, è tutto. Non hai neanche quello slancio di una piccola gioia naturale, perché prevale... Guardate, non possiamo, i grandi pensatori, per quanto non siano la verità completa, però una certa parte di verità. Sartre, che dice che l'inferno sono gli altri, cioè senza Cristo, è vero. Senza Cristo ad ammazzarti lo sguardo degli altri, che proprio ti affossa, quando ti mettono in un'etichetta, cioè, voglio dire, io non conosco la signora qua da anni, ma la verità è lo sguardo di Cristo, e se io in ogni momento dico, io signore, io non so niente, non so la sua vita, non so cosa, ma io voglio quello che vuoi tu per lei, voglio pensare cosa pensi tu di lei, questa è la verità. Non le mie impressioni, le mie sensazioni, una faccia simpatica, antipatica, stanca, non è stanca, e qui e là, perché capite quello che voglio dire? Un cristiano si accorda sempre col pensiero attuale e la volontà attuale di Cristo. In questo istante c'è una volontà e un pensiero attuale, ora, di Cristo su ciascuno di noi. E tu, io voglio questo, in generale voglio volere per ciascuno di voi quello che vuole Lui. Vorrei che attraverso le parole passasse. Questa è la verità. Ed è bella. Ed è entusiasmante. Non è chiusa, non è statica. Il resto, il resto è sociologia. Sono analisi... Ciò lo so già. Sociologia, ciò lo so già. Cioè, dico, prevedo che tra una cinquantina d'anni saremo tutti morti. Quasi tutti. Qualcuno no, però qualcuno che si ricorderà che tra 50 anni qualcuno è vivo e si ricorderà di dire un prete ci aveva detto che da 50 anni saremmo stati tutti morti. Magari io striscerò 95 anni e dirò porca miseria. La verità è questa, sì, no, la verità è che si muore, questo lo sappiamo, ma questa è la verità, cioè con questa tristezza, con questo pessimismo, o è vero quello che dice che Cristo, che subito dopo la morte, quelli che non sono ancora risorti sono vivi, perché Dio è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio dei vivi, non dei morti, quelli che attendono la resurrezione della carne sono vivi. Parola di Gesù, oggi tu sarai con me in paradiso, c'è il paradiso, c'è andato il ladrone, qualche speranza ce l'abbiamo anche noi, insomma. Basta dire, abbi pietà di me che sono un povero peccatore, Signore Gesù Cristo, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ecco, ti accennavamo prima anche al rapporto tra verità e libertà. Come mai la verità fa così paura? O
forse la libertà fa paura, quella libertà di conoscere fino in fondo il vero. Certo, sappiamo che le nostre ferite, fare i conti con il nostro profondo implica anche magari scontrarsi con quella tentazione, con quella suggestione del maligno che è il senso di colpa. Ecco, come porre questo, come trovare la soluzione, ecco, per vincere la nostra paura della libertà e della verità. Ecco, invece questa domanda qua, se prendesse un tono come quello di prima, non mi viene proprio, perché penso veramente, mi accordo al pensiero di Gesù, che è identico a quello che c'è nel Vangelo, e penso che ognuno di noi abbia una sua croce, come dice lui. Se qualcuno vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce ogni giorno. Io molte volte ritorno su questa considerazione, perché per me è centrale. Se qualcuno, libertà, vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce ogni giorno. Il che vuol dire che non è una casualità la croce, non è un qualcosa che arriva, non è, come mi capita spesso di dire, la malattia che è come una spada di Damocle, l'avvenimento. La croce vuol dire che è già lì, è già qui, cioè vuol dire un modo di essere, ed è quello che mi conduce a disperazione. Cioè, secondo me c'è qualcosa che a te tende a disperarti di te stesso. Cioè, penso, come dice l'imitazione di Cristo, che fai fatica a sopportare. Cioè, io penso che ciascuno di noi fa fatica a sopportare se stesso per una cosa particolare. Cioè, io penso, magari qualcuno dice, no, io mi sopporto benissimo, sono abbastanza, sono un grande, no, perché? No. Ma qualcuno dice così. Ma penso che molti fanno fatica a sopportare se stessi, tanto che l'imitazione di Cristo dice, se vuoi regnare con Cristo, sopporta per Cristo e in Cristo te stesso. Cioè, bisogna sopportare se stessi, ci vuole tutto lo Spirito Santo per sopportare, sì, per non disperare, sì. E quindi poi, morbosamente, vorremmo sapere cos'è la cosa che fa disperare te su a me, però ognuno ha la sua, e quella è la croce, è un modo, è quel disco rotto, quel qualcosa che quando arriva lì, ta-da, salti sempre, sbagli sempre. Cioè, dicevo oggi che noi vorremmo autosalvarci, vorremmo avere una strategia, vorremmo dire, allora si fa così, basta, allora me lo dice, allora devo fare 1, 2, 3, 4, 5, ok, allora 1, 2, 3, 4, 5, per salvarti, e invece no. Quello che abbiamo letto oggi nel libro della Sapienza, descritto poeticamente, cioè l'intervento miracoloso di Dio che libera il popolo dall'Egitto, apre il mare e tutto, in realtà succede l'esperienza che ogni credente fa, cioè è proprio un essere salvati quando ti senti impotente, incapace, che era finita. Era finita. Quella è la salvezza. Quando tu non potevi, cioè non è che mi sono salvato perché in fin dei conti sono stato bravo, no, è proprio che la salvezza è che tu allunghi qualcuno che ti acchiappa, che non è merito tuo, che non è forza tua, che non è energia tua. Questa è la cosa che oggi il mondo, ogni volta che la dici, si imbestialiscono le persone, perché dicono che sei negativo, che sei pesante. No, c'è un salvatore, Gesù Cristo salvatore, ti salva, non ti salvi da solo. E cos'è la sofferenza? Che noi cerchiamo di incaponirci di salvarci da solo, e stiamo male, e io vorrei salvarmi da solo da quello che so io, che devo salvarmi da solo, e non è una cosa che mi porta a fare dei peccati mortali, ma mi umilia terribilmente, perché mi fa fare una pletora di imperfezioni, di peccatucci del cavolo, però mi fa odiare me stesso quel modo di essere. Però, se ci fate caso, non è significativo il fatto che Gesù, quando deve parlare degli eletti, il Vangelo, anche questo di questa mattina, usa l'immagine della vedova. La vedova, una donna impotente, senza protezione sociale, difesa da nessuno, che aveva come unica cosa andare a bussare, toc, 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 al giudice ingiusto.
E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Cos'è la croce? È quella roba che ti fa gridare a Dio giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte. C'è quella cosa che ti sveglia la mattina e dici, quella è la croce. E ce l'hai tutte le mattine, quasi sempre. Ed è sempre lei. Se qualcuno vuole essere il mio discepolo, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Non la croce che verrà, se verrà, ogni tanto e qualche giorno della vita, per il resto sarà una passeggiata. No, ogni giorno c'è quella cosa di te che ti fa gridare a Dio, se sei vero e sincero ti fa gridare a Lui giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte. Ecco perché fa fatica a essere veri, perché è difficile credere che c'è un Salvatore, secondo me. Cioè, che noi siamo solo abituati a giudici ingiusti e a gente che al massimo ti esaudisce perché tu la scocci. Invece Dio, che è giusto, ascolta il grido di questi eletti, di quelli che gridano a Lui giorno e notte, e fa prontamente, viene loro incontro, non cambiando la realtà, ma cambiando il dentro. Cioè, non so se sono stato chiaro, però io sento che qua bisogna abbassare la voce, perché ognuno di noi ha la sua croce e dovremmo veramente avere tenerezza, perché ognuno di voi ha la sua croce, tu hai la tua e io la mia. Dovremmo abbracciarci e dirci, tu hai la tua, hai qualcosa nella tua vita che ti fai fatica a sopportarti, ti vergogni di qualcosa, io mi vergogno di qualcosa, neanche gli amici si riesce a dire. E ripeto, non è morbosità, non sono peccati mortali, è un modo di essere, un modo di stare al mondo, un modo di soffrire le cose, che ci fa dispiacere che sia così, e che può salvare solo un altro. E noi invece cerchiamo tecniche, metodi. Se mangerò meglio, lo risolvo, perché sono un problema alimentare. Non è un problema di respirazione, ragazzi, non è in realtà solo un problema di respirazione. Noi cerchiamo il guru, quello che ci dica che è solo un problema di alimentazione, di respirazione, di postura. Se io stessi un po' più... No, perché devo tenere... Allora, posturale, io faccio tutto, quello che mi dico, faccio la posturale, vado a fare la posturale. Però non sono convinto sotto sotto che mi salverò dal male alla schiena facendo la postura. Perché? Perché io perché siamo pigri. E io questo tipo di postura tendente a chiudermi, eccetera, eccetera. In certe giornate mi trovo così e poi mi fa male la cervicale e tutto. Ma cosa vuoi che io ho capito cosa mi hai detto, tieni stai cose, eccetera. La dieta fai come se le... Come se le scapole volessero darsi un bacio, vaffanculo, stai basso. Lo so la teoria lo so, però c'è il peccato originale, che quando vanno io sto a stare così, perché certe volte vaffa, un po' di nichilismo ce l'abbiamo tutti, capito? Cioè il nichilismo di dire vabbè, e spiritualmente mi sa che è lo stesso, spiritualmente c'è sempre qualche cosa che sappiamo perfettamente la teoria com'è, cioè, sappiamo tutta la teoria anche sull'amore, è così facile la teoria sull'amore. L'amore vero non pretende mai, non fa mai sentire in colpa, non usa mai il senso di colpa dell'altro, dà senza attendersi niente in cambio, se non è mercato, non so, chi non lo sa, dai, però è tutto un mercato poi, e per non amare così, come si fa? O c'è la fonte salvifica di un altro amore, oppure sarà sempre così. E allora ti fanno poi non hai misericordia con quelli che non vi... Cioè noi dobbiamo dimostrare che esiste questa fonte salvifica dell'amore che ti fa amare senza usare il senso di colpa contro gli altri, quello che ti fa dare senza pretendere. La frase bellissima di Don Giussani, che dice, quando ami senza esigere di essere riamato e sei riamato, quando ami senza esigere di essere riamato e sei riamato, quella è l'amicizia, c'è la possibilità veramente, si chiama verginità questa, amare senza esigere di essere riamato e sei riamato, questa è proprio la verginità, ed è l'amore infuocato è l'amore dei vergini. A me fa ridere pensare che l'amore più grande sia l'amore sessuale, ma
L'omosessuale è il più drevole pulsione, è talmente una barbarie che possiamo sorridere di questo mondo. Oggi è un mondo talmente barbaro, cioè con delle idee talmente ridicole sul fatto che l'amore potente è l'amore di innamoramento di io e te a Parigi nel ristorantino e poi alla sera a trombare. Ah, questo è l'amore! Questo è l'amore, questo è il top dell'amore. Viaggettino a Parigi, ta rosa, tac, musichetta giusta, ta, albergo 5 stelle, spa, massaggio, trombare. Ah, questo è l'amore, perché questa è l'idea di amore, questo è il top dell'amore. Ma figurati, il top dell'amore, un amore vergine, infuocato, amare senza esigere di essere riamato, senza esigerlo. Non senza desiderarlo, perché sennò è una malattia mentale. Lo desidero, non lo esigo, lo desidero, non lo esigo, non manipolo per ottenerlo, perché sennò poi puoi dire, no, non è che lo esigo. Però, questo è molto femminile, manipolazione, però certo che... No, non lo esigo, però non posso neanche dirti i miei desideri? No, certo, prego, non li avevo capiti quelli dei desideri. Chi ama senza esigere di essere amato ed è riamato, questo è il paradiso. È il paradiso, è una vera amicizia. Però attendere, pazientare, l'amore è lento, lento, terribilmente lento. I rapporti veri sono lenti. C'è bisogno di tempo, di fiducia. Di cose un po' per volta, come si fa nel tempo dell'istantaneità su tutto. È così bello raccontare che questa è la verità e speriamo di viverla per essere felici, ecco, perché per goderci il centuplo già su questa terra, perché quando hai un'amicizia dove tu ami senza esigere di riamato, se eri riamato, cioè una roba lenta, le cose, una roba lenta perché tutte le cose belle sono lente. Cioè tutte le cose belle veramente sono lente, le cattive notizie sono veloci, gli omicidi sono velocissimi, fare un figlio ci vogliono 9 mesi, momento di esaltazione proprio 9 mesi perché sbuchi fuori, e invece ammazzarlo ci vogliono pochi secondi. Questa è la proporzione, le cose buone sono lente, l'amore è lento, il parmigiano è lento, il prosciutto è lento, cioè le cose buone sono lente. No, tu interrompimi perché sennò io vado. No, finito. È una chiacchierata così. Ecco, proprio anche in relazione al legame tra verità e amore, ecco, anche fare i conti un po' con la verità di noi stessi, spesso scomoda, è possibile se abbiamo di fronte un volto, uno sguardo d'amore, e poi lo sguardo di Dio, lo sguardo di Cristo, già l'hai detto. Eppure dinanzi alle nostre fragilità interiori spesso siamo inclini o possiamo essere tentati a cercare delle vie di fuga, che di fatto ci sottraggono forse allo sguardo del Signore, illudendoci di trovare una soluzione. Secondo te quali sono oggi, nella nostra cultura, gli inganni più insidiosi per sfuggire, che di fatto ci fanno sfuggire allo sguardo di Dio, che è uno sguardo d'amore che ci perdona e ci rialza, e che di fatto è poi dietro a qualche illusione in noi spesso lasciano solo macerie? Ma cercando sempre di fare quello che... È come se tu hai fatto una domanda e io cerco sempre come di suonare il diapason e di ricordarmi le parole di Gesù, capito? Tang, e poi riportarmi a quella nota là. E questo lo faccio ogni volta. È come se dovessi plasticamente dirlo. Uno mi chiede una cosa, suono il diapason, sento che la nota è là e cerco di arrivare a quella nota lì. Gesù non ha mai detto di stare in guardia dall'amore. Non ha mai detto amatevi però prudenza. Attenzione, mi raccomando. Cioè, il vero antagonista di Dio è il denaro, è l'idolo del denaro e del potere. Quello è il vero antagonista, quello che tira. Il problema è che noi a volte chiamiamo
amore, il finto amore, chiamiamolo amore il possesso, l'istinto di proprietà. È un po' come, c'è un'immagine molto bella nel libro Cittadella di Saint-Exupéry, dove fondamentalmente noi confondiamo l'amore con quel pasto egoista dove praticamente non vuoi che altri cani si avvicinino alla tua ciotola. Cioè, quella è roba mia e non vuoi che nessun altro... E confondiamo, chiamiamo questo spirito di possesso e di proprietà, lo chiamiamo amore. Quindi io non ho paura delle affezioni, degli amori, delle accensioni, degli innamoramenti, come se fossero antagonisti nei confronti di Dio. Cioè, io poi, quelli mi manifestano semplicemente nel fluire delle cose che io non sono capace di amare. E ho un comandamento infuocato: amatevi come io vi ho amato. Quindi l'unione a Cristo mi porta necessariamente a sperimentare che l'unione d'amore con Lui è per amare finalmente. Non c'è contraddizione, secondo me, tra un vero amore ai fratelli e agli altri e alle persone, amore con tutte le sue gradazioni, amore di amicizia, amore filiale. Io sinceramente sono un po' infastidito dall'etichetta, perché per me è amore. Cioè, l'amore è amore. Non. Anzi, addirittura l'amore più grande, Gesù lo definisce come amore di amicizia. A costo di ripetermi, non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Questa è la definizione di amicizia, dare la vita, cioè non prendere, dare la vita. Amare senza esigere di essere riamato. Prendete, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cioè, tu, quando dici amen a ricevere il sacramento, stai dicendo: voglio amare, voglio che mi afferri e voglio che questo corpo lo prendi e sia dato per gli altri. Voglio amare senza esigere di essere riamato. Ed è questo che, curando invece quell'amore egoistico, possessivo e predatorio che abbiamo tutti, ti porta a non sentire più contrapposizione tra i due grandi comandamenti, l'amore a Dio e l'amore agli altri, come se l'amore per gli altri fosse in contrapposizione all'amore di Dio. O fosse in... Quando solo in Dio puoi amare veramente gli altri, cioè vivere, è l'unico modo che ho per rimanere in Cristo, è obbedire al comandamento di Cristo. Rimanete in me. Rimanete in me. E allora uno chiede: cosa devo fare? Se rimarrete in me, obbedirete ai miei comandamenti. E quale, Signore, comandamento? Amatevi come io vi ho amato. Cioè, la condizione per rimanere vitalmente uniti a colui che ti ama e sperimentare l'amore senza limiti, che non ce n'è di più grande, perché questo è l'amore più grande, la condizione è amare veramente gli altri. È un tutt'uno. Il comandamento è la condizione dell'unione vitale con l'amato. Quindi il problema non è, come dire, preoccuparsi degli amori, il problema è di non amare, il problema è il fatto di non amare nessuno, il problema è di confondere l'amore con manipolazione, con l'inganno, con il possesso. E quali sono i rischi più grandi invece? Io i rischi, mi accordo la nota, quali sono per Gesù i rischi più grandi? Per Gesù il rischio più grande è il denaro, il vero antagonista. E per quello lui spende molto. Non dice tantissime cose su... ci sono i 10 comandamenti, certamente, però fondamentalmente quello che ha il potere di un padrone, che ha la capacità di prenderti cuore, cioè porre la sicurezza salvifica in qualcosa, in un progetto, in qualcuno. Cos'è la... Sì, sotto sotto tutte le cose belle, queste cose, ma qual è la mia salvezza? La mia casa di proprietà, quella cosa lì, che ho i soldi che se mi ammalo posso andarmi a curare in una clinica, questa, va bene, belle parole, mi piace anche, mi solleticano bene l'orecchio, ma la mia salvezza è lì, sotto sotto. Se poi, ripeto, queste sono cose dette così, magari un po', bisognerebbe pensarci anche di più, però così, con lo stile di una chiacchierata, ecco. Prima di lasciare spazio ancora a qualche domanda, per chi volesse intervenire, mi permetto, agganciandomi anche ai temi che affronti in
questo libro, di toccare un punto forse che condiziona un po' la nostra vita, e cioè l'ansia. Oggi siamo in un contesto più che mai appunto frenetico, istantaneo, in cui sembra esserci poco spazio per la riflessione e si è presi da un'ansietà che può paralizzare molto del nostro agire, del nostro... Ecco, come affrontare anche in questo caso la tentazione dell'ansia? Inizio questo passo premettendo che per affrontare l'argomento ansia non mi sono serviti tanti libri, stavolta più di altro è bastato semplicemente far parlare il mio cuore. E insieme alla mia notevole esperienza sul campo ho attinto ad alcuni, cioè una notevole esperienza sul campo sull'ansia. Vorrei dire quella che secondo me, è, proprio prendendolo dal libro, quella che è la fonte dell'ansia più grande, quando noi diamo il nostro, chi stabilisce il nostro valore, se il nostro valore lo diamo, lasciamo che lo dicano gli altri, o se sono io che devo valutare il mio valore, morirò sempre di ansia. Cioè se devo stare sempre in un'autovalutazione di me stesso per andare bene, oppure peggio ancora quando faccio dipendere da un altro, dallo sguardo che un altro ha su di me, il mio valore esistenziale. Però questo c'è talmente istintivo, cercare in me stesso o negli altri la sicurezza. L'unico modo per spegnere, per entrare nella pace di Dio, è entrare nella verità, cioè che la verità, che anche nel caso peggiore io fossi perduto, lo sguardo per un perduto, come Zaccheo, che Gesù chiama perduto, quindi era proprio perduto, è un sguardo fervoroso, con una volontà, è un pensiero, una decisione di recupero e di salvezza. Quella è la verità su di te, su di me. Quella è la verità, la volontà, il pensiero di Cristo di salvarti. Poco importa che tu lo senta o non lo senta. Ecco il vero problema. Il sottoporre tutto a quello che io sento. La verità è quello che sento. Potremmo dire che il se non vedo non credo di San Tommaso si è trasformato in se non sento non credo. Se io non sento non credo. Io devo sentirmi salvato per essere salvato. Questo è il principio veramente protestante che è entrato proprio boom, boom, boom. Proprio togliendo quella che è il santo principio della oggettività cattolica. Cioè del fatto che io, c'è una volontà, la verità mia in questo istante è il pensiero ora di Cristo per me, è quello che vuole Cristo per me, che è quello che vuole il Padre. E non è in contraddizione con nessuna delle parole del Vangelo, perché è una rivelazione quella del Vangelo, non è che devo immaginarmi delle cose, quello che c'è scritto, quindi cosa vuole? Vuole che prego incessantemente, vuole che sia mite, umile, vuole quello che c'è scritto, vuole che io sia come lievito per la pasta, vuole, pensa così. E questa è la realtà. E la mia salvezza non è un sentirmi lievito, ma voler essere lievito. Non è sentirmi mite e umile, ma voglio essere come tu mi vuoi. Questa volontà è... E allora quando io sono ansioso, in quegli istanti in cui capita a tutti che cominci a respirare veloce, che il cuore vorresti proprio mettere una mano per fermarlo, cioè ti manca l'aria, fame d'aria, ti manca l'aria. Se lo descrivo così, forse dovresti chiedermi come mai. Quando così, ecco, in quel momento lì, io non mi salvo da solo. Posso semplicemente offrire a me la mia sofferenza di quel momento e scoprire che Dio redime e salva anche la sofferenza, anche il dolore di quell'ansia. Io cerco di dominarla da solo con mille tecniche ed è sempre peggio. In alcuni casi non sto dicendo che le tecniche sono inutili, adesso chiaramente io semplifico perché ogni tanto alcune piccole cose hanno un loro valore,
stare attento come respiri, va bene, davvero, non voglio banalizzare e dire che non ha valore niente, ma in certi momenti non serve niente, parte lo stesso l'ansia. Il dolore che l'ansia ti dà è reale ed è quello che Cristo salva, che consacra, cioè tu puoi offrire come un'ostia quei secondi, quegli istanti ansiosi e chiedere che lo Spirito di Dio li abiti. Non è un sentire che ci salva, non è un pensare che ci salva, è un volere. Voglio quello che tu vuoi. Prendi questa miseria, quest'ansia, questi 5 pani e 2 pesci di questo povero cuore ansioso, di questo respiro ansioso e compi il tuo miracolo. Tu che hai moltiplicato dei pesciolini che erano la merenda dei bambini, moltiplica questo cuore e questo respiro così ansioso. Ecco, non so, io faccio così. Bene, c'è spazio adesso per qualche domanda, per cui se qualcuno vuole chiedere qualcosa in particolare, direi alla luce anche magari dei libri che Padre Maurizio ha pubblicato con la nostra casa editrice, Uomini e donne, crisi di lui, crisi di lei, crisi di tutti e due, sceglierà lui da grande. Sto benissimo, soffro molto, perché gli aletti magari sono nate anche delle sollecitazioni, delle domande. Ecco, oppure semplicemente a partire dall'esperienza, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, da sollecitare ancora, Padre Maurizio può farlo. Nel frattempo mi riaggancio ancora a un tema di cui parli in questo libro, uno dei 5 passi, e cioè direi l'ansia prestazionale, cioè l'esigenza, la corsa all'eccellenza, uno standard prestazionale appunto che secondo specialmente il mondo in cui siamo immersi, a cui si riconnette un po' la nostra autostima, la nostra considerazione sociale, ecco, di cui spesso però diventiamo schiavi. Ecco, anche in questo senso, come affrontare, vivere, come lasciarsi liberare da questo condizionamento di cui parlavi anche prima, dello sguardo altrui, del giudizio altrui, che in fondo diventa spesso, direi, un giudizio, un autogiudizio su noi stessi, prima ancora che altrui. La prendo un pochettino alla lontana, che c'è un mio amico che fa sempre un'osservazione, però è talmente evidente. Io mi ricordo che quando andavamo a scuola, mamma mia, già queste frasi da vecchio, quando andavamo a scuola, dicevano che il progresso tecnologico ci avrebbe aiutato a lavorare meno, perché avremmo avuto più tempo libero. Cioè, oggi con delle parole, lavoro da casa, cioè in realtà vuol dire schiavitù permanente. Hai sempre, sei sempre, devi sempre rispondere. Una volta la reperibilità era per i medici, adesso è qualche cosa, cioè, c'è gente che veramente vive per lavorare, cioè, e che quindi si sottopone, moderni schiavi che sono sempre efficienti, sempre a disposizione, sempre completamente. Quando potremmo dire il sistema di pensiero è questo, cioè dove fondamentalmente, che cosa resta di fronte a un pensiero totalitario moderno, che non è meno violento di quello, cioè, io semplicemente lo dico proprio a favore di telecamere, lo penso, cioè, il pensiero moderno come lo conosciamo, con il sistema di vita, ha degli aspetti di una violenza mentale che crea una sofferenza mentale nelle persone che è paragonabile a quello di dittature del passato. Cioè non è che è meglio necessariamente oggi. Secondo me la gente non è più felice. Pensate, ad esempio, finisce la guerra, mondo di macerie, però le persone avevano una speranza nel cuore, avevano voglia. Oggi non ci sono tutte queste macerie, ma la speranza non c'è. Cioè, ogni direzione in cui cerchi speranza ti senti disperato, perché senti di non avere sbocchi possibili. Allora, se questo ragionamento funziona, penso che abbia un grande valore ancora l'ironia. Perché l'ironia è sempre stata un po' la salvezza dei piccoli, prendere in giro il potere, ecco, nelle sue varie forme. E quando dico potere, io intendo il potere, non il potere, non è neanche più quello politico, fa tenerezza, ecco, la questione politica.
Ma no, perché i nostri politici siamo noi. No, no, io quando dico il potere intendo il potere vero, il potere quello vero, quello che condiziona veramente, cioè quello ideologico, cioè quello per cui se non pensi in un certo modo, cioè che ideologicamente Roma è le buche, Roma è sporca, Roma non è Milano, Milano è meglio di Roma, questo devi pensare se sei moderno. Milano è europea, Roma è decadente, è vecchia, è tutto. Mi verrebbe rispondere proprio la romana, dire, ma vi piacerebbe, ma veramente, perché siete invidiosi? Perché Roma, quando sei in motorino per Roma continua a essere bellissima, stupefacentemente bella, non hai mai l'impressione, ti mette buon umore. A me il cielo del nord ormai mi ammazza, questo grigio, questa cappa, anche quando piove Roma è bella. Cioè, adesso ho fatto un esempio con Roma, mia madre mi ammazza perché... Per dire che c'è un politicamente corretto, un politicamente pensato, che tu devi dire certe cose, che sono tutte queste banalità. E se tu dici quello che io penso, cioè che a me Roma piace da matti, è una città stupenda, è una città viva, vivace, cioè è piena di... mi mette buon umore. Io quando torno a Roma sono contento. Quando giro Roma in motorino mi sembra una città che ogni angolo ha qualche cosa che mi emoziona. Posso dirlo? Oggi dire una cosa così, capite? Ho fatto solo un esempio minuscolo su un'unghia, è controcorrente. Quindi conservarsi il buon umore di dire quello che pensi, di quello che vedi, cioè il gusto del bambino che dice il re è nudo. Anche ai ragazzi, volete un trucco con i ragazzi? Ai ragazzi piacciono quelli, ma non sto dicendo che è la verità quello che ho detto. È molto soggettivo, non è la verità. Però a un ragazzo piace un adulto che dica le cose come pensa. Io a Milano non ci vivrei mai, anche se non ci sono le buche, anche se è pulita, perché a me Milano fa schifo. E basta. Cioè, capito? Cioè, a me la mentalità europeista per cui ti guardano come dire che tu sei un subumano perché vivi a Roma e perché qui e che l'Italia è provinciale perché loro sono Milano, a me mi agghiaccia. Non la voglio. Ora, non sto di... queste sono le cose che poi quando le risento mi do fastidio. Perché questo è soggettivo, puramente soggettivo. Ma un ragazzo... Oggi, se tu vuoi dialogare con un ragazzo, amano quelli che ti dicono a me piace questo, mi fa schifo questo, se è vero. E se è politicamente scorretto, ma chi se ne frega? Cioè lo so che non sono oggettivo, perché, ripeto, Milano avrà tante cose belle, perché ci sono tante cose positive, ma una certa spocchia, un certo modo di essere, un certo modo di presentarsi, per me ha qualcosa di veramente che mi genera malessere. E invece come deve essere guardata la città di Roma, per me è qualcosa di inaccettabile. Cioè ridurre Roma alle buche e all'immondizia, ma decidi dove guardare, ragazzo, perché poi vorrei vedere gli altri a gestire la città di Roma. Ma chi è che? Ma i turisti, sì, c'è quelli che vanno a visitare Milano, ma non è che sono turisti come i turisti di Roma. Che invadono le strade dalla mattina alla sera continuamente. Io li vedo sti poveretti del lama, tolgono l'immondizia, 10 minuti dopo si è formato di nuovo il Montarozzo di immondizia. È un altro turismo quello che c'è a Milano, di gente che va al circo commerciale, così, quello dell'acquisto. Sì, un'altra roba, di gente di spendi, di imbruttiti. Va bene, tutto bene. È un altro turismo quello che ti porta ad avere milioni di persone, ma sono tutte persone per bene, non sono gli sciattoni che ti dicono fa più caldo a Roma, è più piacevole stare per strada. A Milano a novembre, mangi ancora fuori per strada. A Roma, a novembre, a Milano, io ho studiato 4 anni a Milano. Mamma mia, che angoscia. Esci da Roma, vedi gli acquedotti. I parchi, vedi anche delle cose, vedi i castelli. Esci da Milano.
io ce lo prendevo l'autostradale, li conoscevo tutti, vabbè, non c'entra niente, però. Il buon umore, ecco, diciamo il buon umore, conserviamocelo, e anche che se devo dire una cosa controcorrente, anche a costo di sembrare un subumano, se mi piace una cosa che non è corretto dire la zuppa di cipolle, mi piace dire quelle cose che non si devono dire, se sono vere, ecco, non dirle per fare il personaggio. Ecco, intanto se qualcuno ha preso il coraggio di proporre qualche domanda, può farlo. Altrimenti, ancora una volta, ecco, c'è un amico a metà sala. Aspetti un attimo il microfono. In realtà io sono di Pesaro. No, sono qua perché mia figlia mi ha detto che c'era questa conferenza. Allora lei è impegnata in parrocchia e fa catechismo e penso che usi i suoi libri. E allora voleva sentire il mio parere, si vede forse, non lo so. Che bello. Però invece la mia domanda è questa. Da dove sono nate le idee per cui si è messo a scrivere questi libri? Allora, innanzitutto la verità è che io non ho mai scritto un libro, questo dovete saperlo. Cioè, io non ho mai scritto un libro, ma neanche uno. Io solo, le cose vanno così, io sono un predicatore, faccio così, predico, poi c'è qualcuno che non so perché ha piacere di registrare, poi c'è altra gente che ha piacere di sbobinare, c'è qualcuno che dice questa sbobinatura non si capisce niente, ti faccio l'editing, grazie che mi fai l'editing, io mando a Padre Carbone, altri leggono, valutano che non ci sono delle eresie intollerabili e dicono che gli fa piacere pubblicare. Quindi io non ho scritto nessuno dei libri. Come nascono le idee? Sui vari argomenti, ad esempio l'ultimo ieri sera era sulla scuola, maestri, maestrini e cattivi maestri, era il titolo. E di solito faccio così, tiro fuori come da un armadio tutto il meglio che ho incontrato nella vita su un determinato argomento di stima. Poi mi lascio guidare tanto anche dalla curiosità, dall'intuizione, dagli incontri, dai consigli, do grande fiducia alle persone ormai, quando c'è uno dei cinque passi, sanno il tema, mi mandano email, dicono hai pensato a questo, ci sarebbe anche questo, forse lo conosci già, forse l'hai visto, dai un'occhiata qua. E quindi scopro tante cose, sono curioso e sono aperto, cioè non è che ho bisogno che... Se, non so, per dire, ho trovato una frase, otto minuti sulla scuola di Umberto Galimberti che mi sono piaciuti moltissimo. Umberto Galimberti però, ecco, vedo già qualcuno dice, lo so, non è che devo, se cito Umberto Galimberti non sto canonizzando tutto il pensiero di Umberto Galimberti, ho sentito delle cose che ha detto, ma semplicemente dico, è il classico caso, dico, come fa una persona intelligente a non capire che dice delle cose... che a livello di intelligenza sono ridicole. Era la trasmissione Soul. Ecco, a me l'inglese fa schifo. Io ad esempio sono uno che tende a tradurre in italiano tutte le cose. Cioè, io non sopporto quelli che quando devono parlare devono usare l'inglese. Dico, e tutte le volte dico, per favore traducimi in italiano. Cosa vuol dire? Cosa hai detto? Non ho paura di fare il subumano, dire... Spiegami che cosa hai detto, perché mi devi dire delle cose che per uno slang non capisco. Perché l'ho detto? Sol. Ecco, no, dice lui che lui è, noi siamo collaboratori dell'evoluzione, no, non era l'espressione collaboratori, era facilitatori dell'evoluzione, qualcosa del genere. E diceva che in realtà c'è un breve periodo dove siamo guidati semplicemente dall'aggressività e dalla pulsione sessuale. Poi questo si spegne e fondamentalmente diventando vecchi si diventa nudi. Vedendo lui, la sua... dico, vabbè, comunque, anche come si accalora in certe cose, mi sembra che l'aggressività non venga meno. Però io, ecco, questa è la grandezza di Roma, ve la dico con una battuta. Io ormai pensando da romano, con questo accento nordico, ma pensando da romano dico... Ambè, ma fate un giro sulla Salaria. Ambè,
Vai a vedere quanti vecchi vanno con le prostitute. A me il tuo ragionamento mi sembra che. Ed è il classico impostazione mentale che denuncia Messori degli ideologi, che è innamorato della propria idea e poi non vede la realtà più banale. Vallo chieda a Pacciani. L'aggressività e la pulsione sessuale, gli amici di merende, no? Cioè tu arrivi in un. Però, ecco, quindi Umberto Galimberti invece ha detto delle cose meravigliose sulla scuola, dire colloqui per tutto, questa secondo me è un'idea geniale, da politica, questa sarebbe da. Scusate, perché se devo fare il correttore di bozze fai un colloquio, un test per vedere se lo puoi fare? E lui diceva giustamente che per fare il correttore di bozze devi essere un ossessivo compulsivo, cioè devi essere uno malato per correggere le bozze, per beccare tutti gli errori, va bene? Ok, d'accordo. E devi fare dei quiz. Perché non fare dei test sugli insegnanti? Perché uno che è disperato, uno che non sa comunicare, uno che non ha passione per i ragazzi, ma. E lui quindi metterebbe i colloqui obbligatori per diventare insegnanti e abolirebbe il ruolo. Perché quando c'è il ruolo, tutti sanno, ragazzi, genitori e colleghi, che quello lì ammazza i ragazzi. È 40 anni che però è di ruolo. Cioè sei nel luogo più decisivo dove devi ammazzi i ragazzi, però sei di ruolo. E quindi sei uno come. Sono di ruolo, non mi sposta nessuno. Ma come non ti sposta? Nessuno mi sposta, io sto qua. Io guadagno il mio stipendio, non me ne frega niente, papà. Ma come fai a essere un educatore se è così? Due idee per me geniali sulla scuola, benissimo, buono. Ho l'abitudine a non. Cioè, ci sono delle canzoni, delle frasi, mi piace vedere, non so, Vasco Rossi, lo dico sempre, delle cose del cambiamento di Vasco Rossi. Uno che canta Rewind, che è una canzone mezza porno, e poi quello che potremmo fare io e te. E che dice, quello che potremmo fare io e te, avere dei bambini. Cioè, crescere i bambini, avere dei vicini, e quello era quello che era partito con Vita Spericolata, capito? E tutti al concerto che lo cantano, e cantano prima Vita Spericolata e poi quello che potremmo fare io e te. A me queste cose qua mi mettono di buon umore, però non è che se cito Vasco Rossi vuol dire che penso sia San Vasco Rossi, chiaramente. Bene, ci dobbiamo fermare semplicemente perché tra 5 minuti padre Maurizio ha il taxi per andare a prendere il treno e scappare a Roma. Ci dispiace, però purtroppo lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato.